arriva da Pescara, anche se è nata a Chieti, la prima reginetta della bellezza dell'estate 2023. Si chiama Vittoriana Cacciatore ed è stata eletta sulla terrazza del McDonald's di Pescara in Viale Riviera. Ecco, raccontaci l'esperienza e l'emozione della prima volta. Buonasera a tutti. Allora, per me è stata un'emozione unica in quanto non me lo aspettavo e ovviamente partecipare per Miss Adriatico è sempre un onore, infatti ti ringrazio. E location bellissima e auguro a tutte le ragazze un grandissimo in bocca al lupo e anche per le prossime tappe che vinca la migliore. Che cosa si diceva nei camerini? Ecco, qual era l'aria che regnava? Eravate davvero tutte unite, tutte amiche o c'era quella sana rivalità? Allora, sicuramente la sana competizione c'è sempre, dato che comunque è un concorso, però oltre al fatto che c'è tanta tensione e ansia, quindi oltre a fare spirito di squadra cerchiamo di sdrammatizzare stando comunque in gruppo, in compagnia. Questo primo posto, questa vittoria, a chi la dedica? Allora, in primis a me stessa e poi la vorrei dedicare ai miei nonni che sono venuti da poco a mancare, quindi mi sento di dedicarla anche a loro. In bocca al lupo. Grazie mille. Anteprima nazionale di Miss Adriatico sulla terrazza del McDonald's di Pescara in Viale Riviera, a presiedere la giuria Julian Delfino, direttore del Serena Majestico, operatore turistico a 360 gradi. Com'è stata la serata? Beh Paolo, le serate organizzate da te sono un successo garantito, sappiamo negli anni e nel tempo, anzi hanno un bacino di risonanza fin troppo piccolo rispetto a quello che potrebbe essere il potenziale che potrebbe sviluppare una serata del genere. Del resto io penso che un territorio come questo dovrebbe puntare tutto su questo tipo di manifestazione, sul turismo, sugli eventi, perché si presta, la costa si presta, la città si presta, insomma tutto il territorio si presta affinché sia una vera e propria specializzazione su questo tipo di manifestazioni. All'alto della sua esperienza, che cosa si sente di augurare loro? Allora, sfondare nel campo della moda e dello spettacolo, come sappiamo, ormai è un sogno di moltissimi, la concorrenza è elevatissima e io mi sento di dire perseverare, perseverare, perseverare.